L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Come sempre vediamo alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo in questa edizione. Apriremo con gli aggiornamenti sulla frana all'eliporto. Da ieri sera è stata nuovamente chiusa la litoranea, quindi l'isola divisa in due, e sono continuati durante la notte e proseguiranno ancora per le prossime ore i lavori per rimuovere la parte di muro pericolante all'altezza dell'eliporto. Ascolteremo a proposito le dichiarazioni del sindaco di Casamicciola Castagna e di quello di Lacoameno Pascale. Le scuole ancora chiuse nella giornata di domani, e per quanto riguarda la consistenza di quel muro parleremo con la geologa Filomena Miragliolo. Passeremo poi ai problemi di Villa Mercede con i 40 lavoratori che sono da mesi senza stipendio. I sindaci dell'isola hanno scritto una nota al prefetto chiedendo un incontro urgente tra le parti. C'è poi la politica con il Consiglio Comunale di Ischia, che è stato convocato per giovedì prossimo con all'ordine del giorno il bilancio consolidato 2017. Sull'argomento ascolteremo il presidente del Consiglio Comunale, Ottorino Mattera. Di questo e di altro ancora, come sempre, ci occuperemo tra pochissimo dopo la pubblicità. La scuola è la chiave del tuo successo, è la porta per il tuo inserimento nel mondo del lavoro. Per un futuro senza brutte sorprese, scegli in modo consapevole. Scegli l'Istituto Superiore Cristoforo Mennella. Ecco i nostri indirizzi di studio: Tecnico Tecnologico Nautico, Tecnico Tecnologico per la Logistica, Tecnico Economico per il Turismo, Professionale Manutenzione ed Assistenza Tecnica. E dal prossimo anno, due importanti novità: nuovo indirizzo, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, corsi serali per gli indirizzi Nautico, Turistico, Manutenzione ed Assistenza Tecnica. La professionalità dei suoi insegnanti, i laboratori aggiornati alle nuove tecnologie, la didattica innovativa ed inclusiva, gli stage nelle aziende del territorio garantiscono il successo formativo per ogni studente e l'accesso con adeguati requisiti alle facoltà universitarie. Per un futuro senza brutte sorprese, per l'inserimento da protagonisti nel mondo del lavoro, scegli l'Istituto Superiore Cristoforo Mennella. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, denta scan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacoameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Per una casa più sicura, rivolgiti a noi, rivolgiti a DecoArt. I nostri professionisti sono in grado di realizzare le strutture per consolidare il tuo fabbricato. Le nostre officine sono la grande fucina dove nascono i prodotti per ogni infrastruttura. Ogni intervento sarà calibrato in base alle tue esigenze. I maestri artigiani di DecoArt provvederanno al montaggio in tempi davvero rapidi. Per vivere in tranquillità, rivolgiti a DecoArt, un marchio Ecoferro per una casa sicura ed antisismica. DecoArt, artigiani per il tuo ambiente.
Frana Eliporto, si lavora per riaprire la strada. Tecnici ed operai al lavoro per rimuovere il muro pericolante nonostante le condizioni meteo sfavorevoli. Sindaco Castagna, la pioggia non può fermarci e domani scuole ancora chiuse. Quel muro era già a rischio crollo, lo ha sottolineato la geologa Filomena Miragliuolo che aggiunge, la pioggia incessante è stata determinante. Villa Mercede, i sindaci scrivono al prefetto. Con una nota congiunta, i sindaci isolani hanno chiesto la convocazione di un tavolo urgente per la definitiva risoluzione della vertenza. L'ASL adotti misure idonee. Ischia, in Consiglio Comunale, il bilancio consolidato 2017, Torino Matera, siamo arrivati a gennaio per attendere la chiusura dei bilanci delle partecipate. Dopo il telegiornale, le delizie di Daniela, l'isola siamo noi ed il rotocalco in città. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Dalla notte scorsa la strada litoranea tra Casamicciola e l'Acquameno è stata nuovamente chiusa per consentire i lavori di abbattimento della parte restante del muro pericolante e l'installazione di una rete a protezione del costone. Lavoriamo anche di notte e sotto la pioggia, non possiamo permetterci il lusso di perdere tempo, questa è un'arteria molto importante per la mobilità dell'intera isola, ha dichiarato il sindaco di Casamicciola Castagna, che segue costantemente le opere in fase di realizzazione, e noi nel pomeriggio lo abbiamo raggiunto proprio lì, in prossimità della frana. Sentiamo. Dunque, strada che è stata nuovamente chiusa dalla mezzanotte scorsa, nonostante le piogge, i lavori lì al costone sono iniziati. Sindaco Castagna, a che punto siamo? Beh, va bene, i lavori sono iniziati e non termineranno fino a quando non hanno demolito la restante parte del muro, perché abbiamo spiegato e abbiamo fatto presente al prefetto, alla città metropolitana, quanto è importante questa strada. Era inutile sottolinearlo, ma l'abbiamo ribadito e l'abbiamo detto in tutte le lingue. Stanotte tant'è che ho dovuto permettere il passaggio dei compattatori dell'azienda che si preoccupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani per il comune di Forio. Questo perché? Perché effettivamente sappiamo tutti quanto è importante questa arteria della strada statale. È chiaro che da stamattina sono iniziati i lavori, stanno un poco così a rilento perché stiamo aspettando questo macchinario che viene da Napoli per poter eseguire in tempi rapidissimi la demolizione della restante parte del muro e quindi permettere il passaggio e l'apertura della strada, tenendo presente che noi già abbiamo fatto dei lavori, infatti domenica e lunedì siamo stati aperti proprio grazie al nostro intervento già subito dopo la frana. Lo so che può essere un po' quasi impossibile stimare i tempi di realizzazione di queste operazioni, ma più o meno vi siete fatti un cronoprogramma, sapete più o meno quanto tempo ci vorrà, pioggia permettendo ovviamente. No, la pioggia l'ho ribadito e lo ribadisco a te, Amedeo, cioè non ci può fermare, cioè non può essere la pioggia che ci può fermare, perché altrimenti l'isola veramente è fregata in tutti i sensi, per dire una parola. Credo che tutto stanotte, domani mattina, possiamo dire che il muro viene demolito. Poi è chiaro che bisogna ripristinare, sistemare, pulire, sistemare e fare la segnaletica. Quindi è chiaro che tutta la giornata di domani speriamo che la segnaletica, possiamo dire che la pioggia può darsi che ci possano fermare. Però nella sostanza credo che per domani si possa fare una nuova valutazione per capire se c'è possibilità di poter aprire una carreggiata già per permettere ai rocciatori di mettere la rete a protezione, perché diciamo che già è stato programmato dalla città metropolitana il secondo step, che è la protezione dello stesso versante con una rete, nell'attesa della progettazione e quindi dell'esecuzione e del ripristino del muro così com'era. Ed intanto la ruspa speciale in serata è giunta sul posto e già ha incominciato a procedere alla rimozione dei pezzi di muro da demolire. Intanto la frana nell'Eliporto è un problema che coinvolge l'intera isola, lo sottolinea ai nostri microfoni il sindaco di L'Acquameno Giacomo Pascale. Le nostre strade interne, dice, stanno reggendo bene al peso della viabilità e per le scuole conferma l'ulteriore interruzione delle attività didattiche anche per la giornata di domani mercoledì. Sentiamo Pascale. La frana all'Eliporto vista con l'occhio della Chese, del comune di L'Acquameno, che anche sindaco Pascale sta sopportando questo disagio della chiusura della strada mentre si eseguono i lavori necessari.
Beh, questa frana non è un problema lacchese o ischitano, questo riguarda tutta l'isola, siamo tutti e sei, tutti e cinque accanto a Castagna che l'affronta perché è il comune di Casamicciola, ma siamo tutti e sei sul pezzo per vedere un attimino come dire, con l'auspicio di non far rallentare i lavori. Questa è un'arteria principale che di fatto taglia l'isola in due, non è un problema di disagio perché abbiamo affrontato dignitosamente la viabilità all'interno di via Fundera, piazza Rosario, zona ospedale L'Acquamino, via Dome di Casamicciola, cioè la strada alternativa a questa, ma come si sa è una strada che non consente il transito né ai mezzi di linea delle autobus né ai mezzi grandi per le derrate alimentari, quindi si rende necessario ogni tanto far transitare i mezzi pesanti all'interno dell'area di cantiere, però evidentemente è un'attività che non si può e non si deve fermare perché noi non possiamo permetterci di tenere l'isola tagliata in due per molti giorni. Tutto questo crea disagio anche con le scuole perché chiaramente il traffico maggiore e per gli studenti che raggiungono gli istituti superiori da un capo all'altro dell'isola, si pensa, penso al nautico di Forio, come al liceo scientifico da me, come al liceo scientifico a Ischia. Quindi domani le scuole restano, le attività didattiche restano sospese nel mio comune ancora, restano aperti solo gli uffici per favorire le iscrizioni all'anno scolastico, quindi il 31 di gennaio, quindi gli uffici funzionano e le scuole restano chiuse. Poi magari vediamo se per domani sera non si riuscisse ad aprire almeno una corsia, magari di chiudere soltanto l'istituto superiore e lasciare aperte medie ed elementari e asilo. E dunque scuole ancora chiuse domani mercoledì 30 gennaio, i sindaci di Casamicciola e L'Acquamino hanno disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Per quanto riguarda invece il comune di Ischia, il sindaco Enzo Ferrandino ha confermato la chiusura per domani delle sole scuole superiori. Quel muro dove è avvenuto il crollo era da tempo attenzionato perché aveva già ceduto, lo sottolinea la geologa Filomena Miraiuolo. Si tratta di una falesia ed il crollo è stato determinato dalle piogge incessanti, ma il costone è tutto in un equilibrio precario. Qualsiasi intervento che sarà realizzato, dice la Miraiuolo, anche con le reti, sarà sempre provvisorio e dovrà essere sempre tenuto sotto controllo. Sentiamo. Allora, questa è una falesia, anzi, per meglio dire una paleofalesia, in quanto non è più interessata dall'azione diretta del mare, che delimita il terrazzo costiero antico, uno dei terrazzi costieri che, diciamo, interessa il territorio di Casamicciola. La falesia è già comunque mappata nella cartografia del PAI, del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, come area a rischio frana, perché per la sua conformazione morfologica, quindi per la sua subverticalità, è, diciamo, un'area comunque a rischio frana, a pericolosità da frana. E quindi era, infatti, tanto è vero che erano già state fatte lungo tutto il percorso delle opere di mitigazione del rischio. Le reti sono state fatte, diciamo, prima, proprio per mitigare il rischio, e poi era già attenzionato il muro, in quanto già dava segni di cedimento. Infatti c'erano già i gersi a terra, si vedeva per chi passava che il muro aveva già, diciamo, era spanciato, quindi comunque era già in una situazione di equilibrio precario. Questo è un muro vecchio, un muro antico che comunque, diciamo, reggeva questo costone. In alcune zone il muro regge ancora, infatti se noi proseguiamo verso Casamicciola vediamo che c'è comunque il muraglio, ci sono dei muraglioni che sono in buone condizioni di manutenzione, insomma in buono stato. Invece in questo caso il muro si vedeva che aveva ceduto e quindi sicuramente era già stato attenzionato, altrimenti non si spiegherebbe poi l'apposizionamento dei gersi sotto. Quindi le cause del crollo sono sicuramente da collegare alle intense piogge che sono avvenute nei giorni precedenti, che sono andate a saturare questo terreno che di sua natura già è già instabile, perché non è in equilibrio con i normali angoli di scarpa che dovrebbe avere. Cioè è una frana tipicamente di crollo di detrito legato all'imbibizione a causa, insomma, delle acque, che poi è andato a interessare quindi questa parte del muro, ma sarebbe magari anche
potuto capitare a prescindere dalla presenza del muro. Secondo me non è possibile fare un intervento di messa in sicurezza definitiva. Qualunque intervento che venga fatto è sempre un intervento di mitigazione del rischio, perché come le dicevo prima, si tratta comunque di, diciamo, di situazioni di versanti, quindi sono dei versanti subverticali che per loro natura sono instabili. Quindi qualunque intervento si voglia fare, sicuramente si andrà a fare probabilmente con delle reti chiodate, perché sono gli interventi che normalmente si utilizzano adesso sul nostro territorio, sono interventi che hanno comunque una valenza soprattutto di mitigazione e che poi vanno attenzionati nel tempo, perché non basta semplicemente mettere reti e chiodi e poi lasciare là l'intervento, perché comunque le reti col tempo tendono a spanciarsi alla base e quindi vanno attenzionate, cioè vanno pulite. Cambiamo argomento, ci occupiamo della situazione dei lavoratori di Villa Mercede, da mesi senza stipendio, che arriva sul tavolo del prefetto. Con una nota congiunta, infatti, i 6 sindaci dei comuni isolani hanno chiesto al prefetto dottoressa Carmela Pagano la convocazione urgente di un tavolo di confronto. L'impasse giuridico e procedurale, scrivono i sindaci, sta creando non pochi disagi ai dipendenti e rischia di mettere a repentaglio la stessa erogazione del servizio agli anziani ospitati nella struttura di Serra Fontana. I comuni hanno più volte sollecitato l'ASL affinché adottasse misure idonee. Ad oggi però la situazione non è stata risolta, anzi rischia di precipitare. Per questi motivi i sindaci isolani hanno chiesto al prefetto di convocare un tavolo con il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti per la definitiva risoluzione della vertenza, al fine di scongiurare un arresto del servizio che andrebbe a detrimento di un bene fondamentale, ossia la salute pubblica. E sulla situazione dei dipendenti di Villa Mercede interviene anche il consigliere comunale di Forio, Mimmo Loffredo. È il momento, dice, che chi di dovere faccia chiarezza, e anche in tempi ragionevolmente brevi, si faccia chiarezza su quanto sta accadendo, rassicuri i lavoratori e dia un futuro certo anche ai fruitori della struttura e ai familiari. Servono risposte concrete e rapide per uscire da questo momento di stallo. Ed a proposito ancora della sanità isolana, è trascorso una settimana dalla richiesta inoltrata dal CUDAS, il Comitato per il Diritto alla Salute degli Isolani, di un incontro con il direttore sanitario dell'ospedale Rizzoli di Lacquameno, alla presenza dell'attuale dirigente dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia. Nostro intento, precisa la presidente Gianna Napoleone, era di approfondire la questione del punto nascita del nostro ospedale, di cui è stata prorogata l'esistenza solo per l'anno corrente. Purtroppo il direttore Luigi Capuano non ha ritenuto di doverci dare una risposta, ne prendiamo atto, ma non ci fermeremo. Un autobus dell'EAV Guasto ha bloccato il traffico sulla via Michele Mazzella Dischia in direzione Pilastri, accaduto poco prima delle 19, quando un autobus di linea, prima dell'incrocio dei semafori, si è accostata alla fermata e non è più ripartito. L'inconveniente al mezzo pubblico ha provocato lunghe code di veicoli diretti alla superstrada e provenienti dal centro cittadino. Dal deposito dell'azienda è poi giunto il personale dell'officina per tentare di riparare il guasto in loco. L'autobus in questione, considerato di quelli di ultima generazione, appartiene a quel gruppo di mezzi che sono stati acquistati, usati in Polonia e che sono stati sempre motivo di vanto sia dell'amministratore della società De Gregorio che dello stesso presidente della Regione Campania, De Luca. Veniamo ad Ischia, il presidente Ottorino Matter ha convocato il Consiglio Comunale per giovedì 31 gennaio alle 10 in prima convocazione e per venerdì 1 febbraio alle 17 in seconda convocazione. All'ordine del giorno il bilancio consolidato del 2017, siamo arrivati a fine gennaio, dice il presidente, per attendere le situazioni di bilancio delle varie società partecipate. Ascoltiamolo. Questa settimana Consiglio Comunale è importante per quanto riguarda il Comune di Ischia, però con un unico punto all'ordine del giorno di natura economico-finanziaria. Presidente Matter, di cosa si tratta? Si tratta del bilancio consolidato 2017 che va approvato, diciamo, con questa manovra finanziaria dell'ufficio economico e che appunto è convocato in prima, con l'ordine, all'ordine del giorno in prima convocazione giorno 31 alle ore 10 e giorno 1 in seconda convocazione alle ore 17. È una manovra logicamente obbligatoria per legge che tende a considerare nell'arco dell'anno se la spesa rispetto al previsionale ha confermato i dati previsti o altrimenti va armonizzato, si dice, o comunque consolidato rispetto a quelli che sono gli andamenti economici nei vari settori di spesa. Possiamo già dire qualcosa rispetto a questo bilancio consolidato, qualche punto che risalta più degli altri?
Ah, questa è una nuova introduzione della norma che tiene conto anche degli equilibri sulle partecipate. Tu sai che nell'ambito delle partecipate locali c'erano anche alcune in liquidazione, evidentemente qualcuna che sta ritornando anche in bonus, ad esempio Cisievi piuttosto che Ischia Risorsa Mare, quindi questo ha potuto portare sicuramente qualche ritardo, come del resto lo stiamo approvando insomma un po' in ritardo effettivamente, però proprio perché alcune di queste situazioni erano ancora in corso, evidentemente si è dovuto aspettare che ci si equilibrasse appunto anche con le documentazioni in capo alle partecipate. Tornando al discorso più politico, insomma in questo Consiglio Comunale non si capisce più dove sta la minoranza, visto che sembra che questa grossa maggioranza ormai comprenda un po' di tutto. Effettivamente diciamo oggi risulta abbastanza allargata e con numeri sufficienti per garantire diciamo una serenità all'amministrazione. Poi tu sai, la politica è l'arte dell'impossibile, quindi quello che oggi non è domani. Però sembra che le cose siano così, ci auguriamo che questo preluda un periodo di serenità amministrativa. Il terremoto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi, che ha la delega alla ricostruzione post terremoto, ha incontrato il prefetto Carlo Schilardi, commissario straordinario per la ricostruzione delle zone terremotate dell'isola di Ischia. Insieme, dice Crimi, abbiamo discusso dello stato dei lavori post sisma. Il prefetto mi ha poi rappresentato un quadro completo della situazione relativa sia alla ricostruzione pubblica che a quella privata. Schilardi ha assunto l'incarico da poco tempo, ma ha già le idee chiare su quali passi è necessario compiere affinché i cittadini colpiti dal terremoto possano tornare a vivere in una propria abitazione al più presto. A breve, ha detto ancora il sottosegretario Crimi, saremo in visita anche sull'isola di Ischia. C'è tempo fino al 5 marzo per partecipare alla procedura di gara per la progettazione di un impianto di depurazione per i comuni di Casamicciola e Lacameno. L'appalto del valore di 1.300.000 euro prevede l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, di progettazione definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto, che sarà effettuato con strutture completamente interrate. Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per domani 30 gennaio presso l'aula consiliare della città metropolitana alle ore 14. Tra i punti all'ordine del giorno una lunga serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio, tra cui alcuni che riguardano anche l'isola di Ischia ed ammontano ad un totale di circa 25.000 euro. È stato convocato per giovedì 31 gennaio alle 7 del mattino in prima convocazione il direttivo dell'ANCIM, l'Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori. Nell'organismo nazionale è presente per la Regione Campania il sindaco di Lacomeno Giacomo Pascale. All'ordine del giorno della riunione l'informativa sugli incontri con parlamentari e ministri circa il disegno di legge per le isole minori, gli emendamenti al DDL semplificazione e le valutazioni per la stipula di un accordo con una società per il compostaggio. Infine il bilancio preventivo 2019. Un flash mob per ricordare l'Olocausto. Gli alunni dell'Istituto Cristoforo Mennella hanno messo in scena gli attimi cruenti della Shoah nel corso di una mattinata che li ha visti riuniti presso il Cinema delle Vittorie di Forio per celebrare con i docenti e la dirigente scolastica la giornata della memoria. Vediamo il servizio. La popolazione scolastica dell'Istituto Cristoforo Mennella non è mancata all'appuntamento di ricordare la Shoah, il giorno della memoria. Preside di guida, l'importanza e la valenza di un ricordo del genere, soprattutto per le giovani generazioni. Ha una valenza straordinaria perché nella scuola non si istruiscono i ragazzi ma si educano, ha un senso pieno di cittadinanza, quindi la memoria è fondamentale perché questa cittadinanza sia sempre più attiva e partecipata. Di conseguenza va comunque continuamente ricordata, non soltanto per un giorno all'anno. No, ogni giorno per noi è un'occasione per mettere in evidenza alcuni momenti della nostra storia che possono avere un valore formativo per i ragazzi, ma in particolare per il giorno della memoria noi abbiamo attivato un intero percorso di avvicinamento a questa importante commemorazione. Oggi non solo abbiamo potuto vedere un film tutti insieme, il film Terra Bruciata, di cui è protagonista la nostra attrice ischitana Luciana De Falco, ma abbiamo anche costruito un evento che si è concretizzato in un flash mob a fine rappresentazione, a fine visione del film, che sicuramente rappresenta un modo nuovo di fare memoria. Il film Terra Bruciata racconta gli eccidi nazifascisti nel Casertano in seguito all'8 settembre 1943, un momento drammatico della storia d'Italia in cui la nazione è divisa in due, non mancano gli ordini dall'alto e la popolazione viene colpita direttamente per ordini diretti del Führer, in quanto ha agevolato precedentemente l'avanzata angloamericana in Sicilia, Calabria e a Napoli con le quattro giornate.
giornate. Il film racconta episodi avvenuti in quegli anni, in quei mesi, in quelle settimane a Conca della Campagna, a Varano, Patenora e altri paesi del, compresi tra Caserta e Cassino. Abbiamo, su iniziativa della Preside, quest'anno portato avanti un progetto che abbiamo intitolato Uno sguardo civile, cioè ci occupiamo del calendario civile, quelle date significative da ricordare per trasmettere questo ricordo, per guardare al passato, per comprendere. E uno dei capisaldi di questo sguardo civile, di queste date da celebrare, è proprio la giornata del 27 gennaio. E per questa occasione abbiamo creato il flash mob su questa fucilazione, diciamo, simbolica dei deportati. Io credo che siamo andati nel senso proprio della nuova memoria, di questa memoria, diciamo, in evoluzione, che non guarda solo agli eccidi nazisti, ma dà uno sguardo anche a quelli che erano gli altri etnie, le altre etnie, diciamo, vessate. Flash mob ha visto coinvolto le classi quinte dell'Istituto Mennella. I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi perché il messaggio da lanciare era che non solo gli ebrei sono stati perseguitati, quindi ogni gruppo di ragazzi ha impersonato una minoranza, quindi avevamo gli omosessuali, gli emigrati, i zingari, i politici. E quattro ragazzi invece hanno interpretato gli ufficiali veri e propri che hanno condotto questi prigionieri in un corteo, e al termine del corteo è avvenuta una vera e propria esecuzione di massa, un eccidio di massa. Prima di morire i ragazzi hanno lanciato il messaggio, cioè io sono colpevole di amare qualcuno o di pensarla diversamente o di avere una pelle di un altro colore. Il pomeriggio di lunedì della Biblioteca Antoniana di Ischia è stato dedicato alla giornata della memoria con la inaugurazione di due mostre, una bibliografica sul tema della Shoah e l'altra sui lavori degli studenti che hanno preso parte al concorso della Mondadori Point di Ischia. Le due esposizioni saranno aperte al pubblico fino al 16 febbraio. Il pomeriggio poi è continuato con delle letture sulla Shoah. Vediamo il servizio. Un pomeriggio dedicato al giorno della memoria presso la Biblioteca Antoniana di Ischia con l'inaugurazione di una mostra, seguiranno poi delle letture, ne parliamo con la direttrice, poi parleremo col vice sindaco di Ischia. Allora, con questa iniziativa che cosa si tratta? Allora, dunque, la biblioteca quest'anno ha adottato una formula diversa, ha pensato di raccontarsi anche proprio come centro culturale costantemente attivo, diciamo, nella valorizzazione di una tematica come questa, così come nella valorizzazione della lettura. Ragion per cui mi piaceva proprio, visto che capitava di domenica, mi piaceva proprio dimostrare che in effetti a partire dal lunedì la biblioteca continua in questa avventura della sua missione, che è appunto quella di mantenere sempre viva la memoria. Quest'anno la biblioteca non ha mai mancato nel giorno della memoria. Quest'anno abbiamo qui, ospitiamo una mostra di lavori che diciamo sono stati realizzati da alcune classi quinte, non solo del comune di Ischia ma anche del comune di Varano e della scuola media Scotti. Ciascuno di questi lavori ha partecipato ad un concorso indetto dalla Mondadori Point, e quest'anno ospiteremo questa mostra fino al 16 di febbraio. Contestualmente la biblioteca espone nelle proprie teche anche una raccolta a tema di libri appunto relativi alla Shoah, e quindi in qualche modo tende proprio a voler proprio sottolineare questa funzione. Noi non ci fermiamo, il giorno della memoria è sempre tutto l'anno. Il vice sindaco di Ischia di Vaia non poteva mancare a questo importante appuntamento per non dimenticare. Sì, per non dimenticare, voglio complimentarmi con la dottoressa Nicelli per il suo attivismo, per la sua intraprendenza che porta sempre all'ospitalità di manifestazioni importanti presso la struttura della Biblioteca Antoniana. Questa è una di quelle, e l'amministrazione comunale ci tiene particolarmente a che il giorno della memoria sia celebrato così come merita, in un periodo in cui devo
dire, rigurgiti di odio, di discriminazione, insomma sono all'ordine del giorno, per cui applaudo soprattutto all'iniziativa di coinvolgere i ragazzi, quindi di entrare nelle scuole, perché sono loro che rappresentano le nuove generazioni e il nostro auspicio è che imparando dalla nostra storia e ricordando, ecco, quello che è successo, possano diventare una classe dirigente, diciamola, anche diversa rispetto a quelle che stanno attraversando i palazzi del potere in questi tristi e cupi momenti istituzionali. Gli appuntamenti in TV questa sera, dopo il telegiornale, andrà in onda una puntata delle Delizie di Daniela, la quale sarà presentata la ricetta dei Cesaroni, una creazione della persona chef Daniela Scotti. Seguirà la consueta rubrica L'Isola Siamo Noi, con lo spazio della storia a cura dell'avvocato Giovanni Di Meglio, che questa sera ci intratterrà sulle famiglie nobili ischitane durante l'epoca aragonese. E in conclusione la seconda puntata del nuovo rotocalco in città. Siamo alla pagina sportiva, il calcio a 5, splendido successo della Virtus Libera sul campo del CUS Napoli per 8-1 in Serie C2. La squadra foriana continua la rincorsa ai play-off conquistando 3 punti sul difficile campo napoletano. Per quanto riguarda invece il girone D di Serie D, sempre di calcio a 5, torna al successo la Fenix sul Forio al Palla Tagliatela, termina 1-0 per la squadra del patron Agnese. Cadono Futsal Ischia e Virtus Ischia. La Virtus invece in trasferta battuta 5-2 dal San Sebastiano. Juniores, nella 16ª giornata del girone C, Juniores regionale, vanno di scena 2 derby isolani. Il primo tra Real Forio e Barano, se lo aggiudicano gli Aquilotti con un larghissimo 5-0. Il Lacco Ameno invece supera l'ultima in classifica Ischia per 2-1 al Patalano. Il Forio Basket esce a testa altissima dal capo della capolista New Caserta Basket. Nell'occhio del ciclone però l'arbitraggio, con tanti errori arbitrali discutibili, tutti a sfavore dei foriani, che terminano così in 3 addirittura la partita. Ed ora tra gli appuntamenti, giovedì prossimo 31 gennaio dalle 15 alle 19 si terrà l'Open Day dell'Istituto Professionale Telese di Fondo Bosso ad Ischia. Durante la visita sarà possibile partecipare alle lavorazioni nei diversi laboratori dell'Istituto. La segreteria resta aperta per il supporto alle iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. Ed ora, come sempre, prima di chiudere spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle nostre consuete rubriche settimanali, a partire dalle Delizie di Daniela, e noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.